Sei arrivata qui da Lanciano e per fare cosa? Per fare la figurante di sala in un nightclub. Sono venuta a lavorare qui un anno e mezzo fa. Ero spaventatissima all'inizio, dicevo chissà cosa trovo. Principalmente sono arrivata per un motivo economico, anche perché ho fatto altri lavori ma prendevo 600 euro al mese. Hai 21 anni, Hai scelto un percorso lavorativo inusuale. Vero. Anche perché prima di iniziare a fare questo lavoro ero molto insicura di me stessa. Grazie a questo lavoro la mia autostima mi ha aiutato tanto con le persone. Da che situazione vieni? Da una violenza domestica. Ma questo non significa che questo lavoro comprende solo ragazze con problemi. E questa è la cosa che mi dà fastidio, che la gente da fuori ha un sacco di pregiudizi. In cosa consiste il tuo lavoro? Possiamo chiamarlo intrattenimento. Alla fine sono uomini, oddio anche donne di recente ho visto. Che vengono, che vogliono stare un attimo rilassati, che vogliono bere in compagnia, anche ballare, attaccare anche un po' dalla realtà. Qual è il cliente tipo? Non c'è, ho capito che le persone umili sono le migliori. Dopo la pandemia tu ti sarai ritrovata anche clienti che avevano un bisogno di socializzazione, sì. Che è venuta a mancare loro. Sì, è vero, ma io l'ho notato tanto questo. Per una persona psicologicamente afflitta viene lì che ti si mette pure a piangere, tu sei lì. Quindi, che lo coccoli un po', ecco. Il cliente vuole provare, cioè ci prova a toccarti, magari tu gli dici fermati queste mani. Qualcuno esagera pure, qualcuno viene, magari ti può capitare che ti tratta male, però tu devi essere forte mentalmente. Magari ti chiamano puttana. Quanto prendi? Quali sono le situazioni più strane che ti sono capitate nel tuo lavoro? Qualcuno fissato col fetish mi ha proposto di uscire fuori un giorno, di vederci, così di mandargli delle foto e lui avrebbe retribuito. È successo. Si sentono giudicati da fuori la situazione che hanno in casa, vengono lì per aprirsi di più, perché bisogna essere tanto open mind. Cosa significa essere tanto open mind? Significa accettare che anche una persona, un marito che ti può sembrare perfetto viene lì. Quando parliamo di degenerazioni, al di fuori del locale, con donne che magari lavorano all'interno del locale stesso, può succedere un po' di tutto? Come sì, può succedere. Può succedere che mentre sta consumando, il cliente propone qualcosa di più, la ragazza non dice di no perché la maggior parte ha problemi economici in famiglia e si incontrano fuori, magari vanno in albergo, dopo il lavoro ovviamente. Là dentro fanno anche abuso di droga, alcol. Può succedere. Quali sono le storie più pesanti di cui sei entrata a conoscenza con le tue colleghe? La violenza sessuale, il maltrattamento, la maggior parte però sono familiari i problemi. Qual è il tuo abbigliamento tipo in un locale? Bella questa domanda, mi piace. Ma io sono timida come me. Principalmente tacco, poi loro ci tengono un sacco l'abbigliamento. Cioè. Hai un nome d'arte, sì, Emma. Emma. È un po' come se quando ti trovi là dentro fossi su un tuo palcoscenico personale in cui Vero. Metti una maschera, sì. E diventi quasi un'altra persona. Quasi, sì. Sono sempre di più dopo la pandemia le ragazze italiane. Sì, è vero perché comunque c'è la maggior parte delle ragazze studia, magari viene per pagarsi l'università. Non li chiamo soldi facili perché non sapete quanta violenza psicologica c'è dietro. Se ci fossero delle ragazze che si trovassero in un momento di difficoltà, tu consiglieresti mai loro di poter intraprendere un lavoro del genere? Perché no? Ma non bisogna prendere questo lavoro come l'ultima spiaggia. È un lavoro in cui tu sfrutti la tua intelligenza, è proprio bello. Da fuori può sembrare quello che non è. Questo è un lavoro in cui ci sono donne che hanno conseguito lauree, più lauree, ci sono donne che parlano 10 lingue. Quindi alla fine non facciamo niente di male. Condurre una vita di questo tipo pregiudica le tue relazioni sociali? Anche un po' sì. Da quando ho iniziato a fare questo mestiere non vedo più l'uomo di una certa età come lo vedevo prima. È un lavoro che pensi di fare ancora per tanti anni perché ti piace? Beh sì, mi piace, non è un lavoro che vorrò fare in eterno. Personalmente parlando, se dovessi un giorno innamorarmi di qualcuno non farei più questo lavoro.